Signore e signori, il presentatore della semifinale di VB Factor 9, Simone Rudino. Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti al sesto episodio di VB Factor Contest 9 e seconda semifinale, il penultimo. Benvenuti qua al Molo Marinai d'Italia, siamo a Varazze. Signori, in tutto il suo splendore è con noi Micol Delfino. Abbiamo la schermata che ti rappresenta in una delle sfilate che a cui hai preso parte. Perché questo è il gruppo di incanto della seconda semifinale al completo. Grazie ragazzi, grazie a tutti, un applauso a questo gruppo molto voluminoso e numeroso. Pronti a dar spettacolo e battaglia sul palco. Sono con noi i Masa. Eccoli qua, un grande applauso per Andrea Alessandro e Masa. Siete sempre elegantissimi, vedo. Venditti! C'è troppa luce dentro la stanza, questo cardo che avanza, io non dormirò. Fedez! Ah, ok, scusa se non parlo abbastanza. Minchia, mi è venuto via il tatuaggio, zio. Ramazzotti! Mamma senza musica, con te da fa. Se bello che la musica non c'è. Questo chi è? Il Volo. I will be silent. We'll do. You know you'll never be lonely.
sono innamorata. Nella sezione di canto passa il turno ed è la prima finalista Noemi Giardina. Noemi, la scelta del pubblico, complimenti, vai vicino a Nicole. In finale il 19 di luglio, che è un venerdì sera, attenzione alla data, andranno, grazie a voi, Elena Pinna. Io ovviamente voto Noemi, che è stata bravissima. Voti Noemi. Emma. Emma. Perché è la vecchiaia, ragazzi, la vecchiaia. No, sei andato troppo indietro nel tempo ed ora non riesci, esatto, a fare, esatto, la nostra realtà. È perché leggo solo in latino ormai, quindi va bene. È troppo dotto per noi. Un voto per Emma. Eros. No. Allora io voto Noemi. La sua. Ah, scusa. Emma. Due voti per Emma. Gianfranco. Il mio voto va a Sara Montesano. Un voto per Sara, 2-1. Alessandra. Ovviamente il mio voto va a Denise. Un voto per Denise. 2-1-1. C'è ancora tanto equilibrio. Decide la giuria esterna, Marcello. O Marta, non vedo chi in ordine prima. Scegliete voi. Io. Intanto siamo tutti d'accordo, vi dico solo questo. È tutto già deciso, anzi te. In pratica sì. Io voto Emma. Marcello vota Emma. Marta? Voto Emma anche io. 4 voti per Emma. Emanuele, ci puoi spendere 2 parole in più su questa prima parte? Grazie. Ah sì, innanzitutto grazie di avermi invitato. Grazie a te. Voglio ringraziare le ragazze che hanno cantato, perché non è semplice salire sul palco e con l'emozione e con il vento che c'è stasera comunque esprimersi, quindi siete state tutte brave. Se posso dire una cosa, io privilegio sempre la comunicazione all'intonazione, quindi anche il mio voto, come i miei colleghi, è per Emma questa sera. Questa sera lo dico io che è molto difficile per me, perché comunque ne ho portate 3, una vabbè già passata col pubblico, e vabbè il mio voto va agli Aristogatti. Un voto agli Aristogatti, a fianco Slaveglia. Faccio le mie congratulazioni a tutte le ragazze che hanno partecipato stasera e il mio voto ovviamente va ad Aurora, non solo perché è della mia squadra, ma perché è stata veramente brava. Un voto per Aurora che pareggia i conti. Jessica. Io nella mia squadra non ho nessuno. Mi congratulo innanzitutto con Elena, è stata favolosa, e il mio voto va ad Aurora. 2 voti per Aurora. Lorenza. Il mio voto va a Aurora. 3 voti per Aurora, 1 per gli Aristogatti, andiamo dietro. Brian per ultimo, fatemi votare prima Angela e Valentina. Valentina, scusate, vi faccio passare il microfono 200 volte.
Buonasera a tutti, e brave. Il mio voto va alle Wonder Girls per l'energia, brave, brave ragazze. Tre voti per Aurora, uno per gli Aristogatti, uno per le Wonder Girls. Angela. Sono un po' incerta, però forse Aurora. Direi Aurora. Aurora, quattro voti per Aurora. Sentiamo il parere di Brian. Ti chiedo, Brian, come per Emanuele, se ci dai un giudizio globale e una spiegazione un po' più prolissa sulla tua decisione. Grazie. Sì, per me The Wonder Girls, perché mi sono divertito molto di più. Lavoro meglio insieme dall'Aristogatti e l'altra Aurora non sedeva, tecnicamente non vedeva di lavorare molto di più. Ok, quindi la tua scelta va per le Wonder, The Wonder Girls. Finalisti di ballo Aurora Cavalli ed Elena Pinna, finalisti di canto Emma Rivera e Noemi Giardina. Immagino un mondo senza bambini. Chiudi gli occhi e sogna. Poi immagina, avanti, prova. La calma e la pace, la tranquillità. Ora immagina un ranch con i cavalli. E dentro ad il ranch lì con te. Un nano e un tonattaglione. And a celebration true what I'm so to do with me. Voto per Anita. Gianfranco. Il mio voto va ad Anita Bossetti. Due voti per Anita. Io ho preferito il Music Factory Team. Team. Un voto per i Team. Eros. I Team anche per me. Due voti per i Team. Andiamo in giuria esterna. 2-2 per ora. Marcello, chi parla? Marta? Marta. Sì, ci sono, eccomi. Allora, io direi Musical Factory Teen, assolutamente. Tre voti per i Teen. Marcello? Anche per me Musical Factory Teen. Quattro voti per i Teen. Emanuele, il tuo vale sempre a doppio. Sì, anche io voto i Musical Factory Teen. Sei voti al momento, non è ancora chiusa, andiamo dal ballo. Ciao, Musical Lorenzo. Voilà. Musical Factory Teen. Io andrò controcorrente, ma credo fortemente nelle sue capacità. Maria Vittoria. Sì, ok, ero senza voce, scusate. Allora, Maria Vittoria, un voto 7-2. Procediamo? Sì, anch'io credo che darò il mio voto a Musical Factory Team. 8 voti? 9 voti, Musical Factory Team. Va bene, direi che la decisione è stata presa. Brian, aggiungi qualcosina? Sì, Musical Factory Team. E vorrei dire ai maestri e anche agli allievi di guardare il musical, anche
non quelli recenti, ma quelli storici, tipo Oklahoma, West Side Story, Chorus Line, che hanno fatto la storia, perché non vedo una grande preparazione adeguata. Ok, va bene. Dovete sempre pone la domanda, sto annoiando il pubblico? E non ogni cosa che fate, no? Ok. Va bene, Valentino? Musical Factory Team. Tanto voglio comunicare che anche il pubblico aveva scelto i Musical Factory Team per la finale, quindi scelta in assoluto condivisa da giuria e pubblico. Ma ci vuole un altro nome, quindi il secondo classificato per i vostri nomi, coloro, colei che andrà in finale, porta il nome di... Facciamo un po'... Oh! In finale va l'altro gruppo, i Musical Factory.